Ciao ragazzi, di nuovo Blackwater Software Roma. Come vedete oggi location sempre uguale, la nostra solita casa base. Ma cos'è che vi abbiamo portato oggi? Oggi vi ho portato veramente un bellissimo prodotto della Specken Arms, diciamo una marca che negli anni appena entrata si sta facendo valere, perché comunque sia sta facendo prodotti di qualità molto molto degna, e diciamo che sta implementando un periodo in cui sta facendo prodotti, diciamo, di medium cost, come si suol dire, in cui comunque sia ti porta una variante di un SG che comunque sia esternamente molto valida e internamente, diciamo, è abbastanza buona, però giustamente se viene rivista con un piccolo custom sicuramente può dare il meglio di sé. Ok ragazzi, devo dire che ho voluto spendere un attimino due parole sulla Specken Arms, perché giustamente è una marca che sta facendo tanto. Io spero che comunque sia vada sempre avanti così, che ci porti sempre tante varianti e tanti modelli in cui noi possiamo apprezzare più che mai. Giustamente vi ho portato anche qui davanti la sua variante Marui per farvi vedere che comunque sia la Specken ha fatto comunque un ottimo lavoro, e su quello non ci piove. Esterni devo dire comunque sia di qualità molto pregevole, giustamente non ha i marchi originali come hanno logicamente i Marui, però a parte quello ragazzi, come SG si comporta molto bene, e devo dire che a rigor di materiali devo dire è veramente molto valida ragazzi. Un peso anche abbastanza bilanciato, un po' più pesantino risulta confronto al Marui, però diciamo che non è niente male. Adesso vi lascio la parola al nostro Goffredo, nuovo membro del team, comunque pessimo, sia pessimo acquisto no, un buon acquisto, e soprattutto ci dirà lui le sue sensazioni su questo bellissimo modello, diciamo figlio del Marui. Ok, grazie Fox, vai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come ha detto bene Fox, questo non è un Marui, non è un VFC e non vuole esserlo. Cioè, spiegandomi meglio, la Specken ha tirato fuori, soprattutto negli ultimi anni, con gli ultimi modelli di cui questo qui fa parte, diciamo che vuole andare metaforicamente a rompere un po' le scatole alle grandi case costruttrici, no? Crytek, VFC, Marui. Diciamo che ancora la strada è lunga, la base c'è, le idee sono ottime, i materiali sono altrettanto buoni, la costruzione è solida, leggero, nonostante abbia un peso a vuoto di 3 kg e con tutti gli accessori arriviamo abbondantemente sopra i 3,5 kg, 6 kg, va in puntamento e riesce a stare in puntamento anche per diversi minuti senza affaticare eccessivamente il braccio. Meccanica interna originale, sì, non è male, ma non è neanche nulla di che. Insomma, diciamo che chi compra questo tipo di oggetti qua si compra solo praticamente la scocca esterna, che esteticamente è ottima, e poi dentro ci mette la qualunque. Lì poi ti puoi sbizzarrire, puoi insomma sguinzagliare i meccanici. Sono ottime basi per i custom. Sono ottime basi per i custom. Ragazzi. Infatti anche io ci sono cascato e di originale sono cascato abbastanza bene. Di originale ha praticamente solo la canna, pistone, testa pistone, ingranaggi op-up, gruppo op-up, tutti pezzi nuovi FPS, un motore high torque da 26.000 giri. Di che marca? Di Nixak, il Brutal. Salutiamo anche Nick. Molto valido, ciao Nick. Centralina Aster. Come mai ho optato più per l'Aster che per un Titan? Diciamo che giocando in colpo singolo e usando monofilari ho voluto che fosse molto più reattivo sul singolo piuttosto che avere una raffica esagerata che ti falcia il prato e dopo tre raffiche hai già finito il caricatore. Io non gioco in questa maniera qua. L'Aster comunque sì, essendo un antagonista, è comunque un'ottima centralina ragazzi, si comporta molto bene. Vai avanti. Dicendo che così sarebbe tutto bellissimo, no? Un bel fucile, comodo, esteticamente buono. Allora uno dice, che me lo prendo a fare un VFC? Da me non sentirete mai che la Specken è allo stesso livello di VFC e penso che non si offenda nessuno. Andando ecco appunto a spiegarvi perché non è un VFC, inizierei dalle cose che a me hanno dato un po' più fastidio. Una su tutte, diciamo, la prima è che questo qui in teoria dovrebbe avere il ball catch funzionante, ma purtroppo la lamella, no, ce l'ha, in teoria ce l'ha, ma la lamella che
trattiene insomma l'otturatore, non è fatta, non è proprio di una qualità eccelsa, e quindi tende sempre a spingersi verso il corpo del fucile. Ed è un peccato perché fa un bel suono. E quindi c'è da lavorarci un pochettino sopra. Un'altra cosa su cui la Specna mi ha un po' deluso è il selettore di fuoco. Ora voi lo vedete, è molto più, cioè non balla per niente, ma non è scattoso. Non ti dà proprio la sensazione di ho messo il singolo, ho messo la raffica senza poi andare a vedere. Diciamo, sì. Proprio. E questo dopo che gli è stato fatto un piccolo intervento di spessoramento, all'inizio era un dramma. Cioè all'inizio ballavano come, non so. Comunque ci può stare. Ragazzi, sono cose che certo, per il prezzo che ha è il minimo, però bisogna dire anche queste cose qui, pregi e difetti. Il difetto che mi ha più disturbato e che mi ha creato un po' più di problemi è il fatto che se tu non usi caricatori veramente buoni, quindi parlo di PTS, parlo di non lo so, QRS, se vai già su un caricatore un pochettino meno buono, rischia di non pescarti. Quindi ho dovuto fare completamente un set nuovo. Ma insomma, diciamo che è ovviabile. Abbiamo dovuto penare, ci abbiamo penare un pochettino sui caricatori. Ma infatti me l'ha detto spesso questa cosa. Escluso questo insomma inconveniente, il fucile è preciso, spara lontano, è reattivissimo. È come piace a me, è come gioco io. Adesso infatti lo proveremo e vedremo un po' di che cosa sto parlando. Io non ho altro da dire. Come gioco, come ti ci trovi? Beh, come gioco appunto, come dicevo, è leggero, è maneggevole, non affatica i muscoli delle braccia, non affatica la schiena. Io poi usando questa qui a due punti, la cinta a due punti, mi trovo sempre molto meglio che con la cinta a un punto, riesce a distribuire più il peso. E ecco, è preciso, è reattivo e ne ho presi veramente un sacco con questo fucile. Ok, andiamo a vedere come tira, ragazzi. A tra un po'. Eccoci qua, ragazzi, adesso andiamo a vedere come tira la bestiola del nostro Goffredo, ok? Vai, facci sentire. Solita allora, distanza, 20-25 metri. Colpo singolo. Raffica. Reattività. Come vedete è molto reattivo. Ultimo in colpo singolo. Come potete vedere è molto preciso, nonostante ecco, la giornata non ci aiuti che c'è un po' di vento, però i colpi vanno precisamente dove io andiamo a vedere, ho intenzione andiamo a vedere di mandarli. Diciamo, ragazzi, la rosata della raffica è questa qui, la rosata della raffica. Quindi dai. 5 centimetri. Non è male, non è male, ragazzi, non è male. Dai. La testa è stata bucata. Sì, la testa l'ha bucata, poi giustamente qualche colpo per colpa del vento, ragazzi, è normale. No, è che oggi, oggi io, pure... non è colpa del vento. Diciamo un po' tutte e due, dai, mettiamoci sia il vento che il ok, ragazzi, dai, come prova tiro va bene. Dai, andiamo a fare le conclusioni finali, ok, Goffredo? Va bene. Allora, ragazzi, come avete visto, la SG tira da paura. Il nostro Goffredo è stato molto gentile che ce l'ha prestata, che è venuto qui a fare il video con noi. La SG tira molto bene, ha un bel sound, logicamente le modifiche che sono state apportate sono molto buone. A parte questo, ragazzi, è un modello che noi consigliamo. Spero soprattutto che la Specna continui sempre così a portarci prodotti similari, ok? Mi raccomando, ragazzi, aiutateci sempre con il canale, condividete il video, mettete like, iscrivetevi al canale, insomma, tutto quello che ci serve, ragazzi. E soprattutto faccio un appello ai negozianti. Ragazzi, aiutateci a fornirci materiale, perché abbiamo sempre bisogno comunque sia di stare sempre aggiornati. Come lo fate voi negozianti, anche noi youtuber. E lo facciamo solo per passione. Ok, ragazzi, vi vediamo al prossimo video, un ciao, saluto. Ragazzi. Ciao. Grazie.